Vi dipingo un'immagine. Siete appena tornati da scuola, siete pronti a far merenda e a godervi il vostro prodotto audiovisivo preferito in televisione. La storia parla di un orfano di 11 anni che vive con lo zio e la zia, che lo maltrattano, quando riceve una lettera per invitarlo ad una scuola molto lontana. Gli zii non ne vogliono sapere nulla, ma un gigante buono viene a consegnargli direttamente la lettera e ad informarlo di essere, in realtà, un mago. Da qui, il nostro protagonista partirà per una scuola di magia e stregoneria dove farà amicizia con un ragazzo e una ragazza, avrà dei rivali, farà sport volando su degli oggetti e vivrà mille avventure magiche. Ma questo non è Harry Potter. Voi non siete in Inghilterra e non state facendo merenda con un toast all'acqua, che è una ricetta inglese reale, esiste davvero. No, invece siete in Indonesia e vi state gustando un pisang goreng, che non è un golden shower estremo, è una banana fritta, dolce tipico indonesiano. Ebbene sì, amici, oggi parleremo di Alpha, il plagio indonesiano di Harry Potter. È diventato molto virale durante l'estate in seguito a dei reel e TikTok che lo hanno portato sotto gli occhi di tutti, ma in realtà questa serie è uscita nel 2015. Sì, non è un film, bensì una serie TV che conta la bellezza di 40 episodi da un'ora. E quando dico che questo è un plagio di Harry Potter, voi non avete idea. È praticamente una coppia 1-1, ma senza budget. Nel video di oggi andremo infatti a scoppiarci la prima puntata, la quale è incredibile per usare un eufemismo. Trattandosi di una serie TV, si apre ovviamente con la sigla, la quale è molto speciale. Già dal letterale primo frame della puntata ci sono così tante cose incredibili sullo schermo che non so nemmeno da dove partire. Il paesaggio ci delizia con un lago finto renderizzato che sembra uscito da uno di quei film di Barbie dei primi anni 2000, che avevano sempre quei nomi strani tipo Barbie, la principessa e la puttana. Un uomo si erge con questo fare quasi friedrichiano, un perfetto viandante sopra il mare di marmellata che è dimenticato per 7 mesi in frigo e adesso è diventato una merda. Un'aquila, credo, sta volando sopra di lui. Apprezzabile anche la scritta dell'episodio in Comic Sans usando il preset base di Windows Movie Maker. L'aquila è in realtà un animagus, o l'equivalente di quest'ultimo, e si trasforma in... non so se sia un costume religioso o un funzionario statale, non sono molto studiato di cultura indonesiana. Kamu tahu kenapa saya manggil kamu ke sini? Ya, saya tahu. Non ci sto capendo un cazzo. Ebbene sì, non esiste, o almeno io non l'ho trovata, una versione con i sottotitoli di Alpha. Quindi per tutta la durata della puntata non avrò mai la più pallida idea di cosa cazzo stiano dicendo. E credetemi, questo rende il tutto ancora meglio. Yeah, sei a tavolo. Scusa, perché ha guardato all'improvviso così in camera? Via, mi sono sentito giudicato per i 26 anni di peccati che ho commesso nella mia vita. Vorrei capire chi siano questi personaggi, ma per quanto poi, come vedrete, è un effettivo plagio di Harry Potter, l'inizio si distacca abbastanza dall'inizio di Harry Potter. Non ho idea di chi sia il tipo con la giacca, è un po' troppo anonimo, e il Papa potrebbe essere o Silente, perché sembra un po' il vecchio saggio, o la versione gender band della McGranit in quanto l'animagus che si trasforma in animali. Ci spostiamo su una casa da qualche parte, dove il nostro protagonista, Alpha, si risveglia su un materasso per terra. Letteralmente non capisco se sia un simbolo di povertà o meno. Credo di sì, in Indonesia non mi sembra che dormino per terra tipo in Giappone, no? Vero? Ah, giusto, essendo questa una produzione asiatica dalle ispirazioni bollywoodiane, aspettatevi tanti zoom a cazzo di cane e scene drammatiche che però non lo sono, ma loro le rendono tali. Il problema è che io non so come leggere questa regia. Devo capire che lui abbia un super udito o è un udito normale però reso drammatico dal montaggio a cazzo di cane. Ma scusa, apre la finestra e ce n'è un'altra dietro? Guardate, sta proprio appoggiando le mani su un altro vetro. Non so, sembra una scena dei Looney Tunes. Ah sì, oltre agli zoom ci sono anche gli slow motion drammatici a cazzo di cane. Ma che bella quest'aquila in CGI a 2 frame al secondo.
Oh, che cazzo, si sta preparando per le Olimpiadi delle pulizie? Ironico che Harry non sia riuscito a prendere una lettera con le 16.000 che gli piombavano in testa, però Alfa c'ha i riflessi di un segugio geneticamente modificato. Alfa corre subito da suo zio per dargli la notizia. Oh, però non è grasso. Cioè, vedi, questo stravolgere i personaggi, riadattarlo, no, non mi piace, mi dà fastidio. Devo dire che mi dà fastidio, ragazzi, scusatemi. Mami! Mami! Yapi? Alfa diterima di sekolah sih. Ok, se zia Petunia è una MILF che chiamano letteralmente mami, dico bene stravolgere i personaggi, nessun problema. Alfa, miglior versione di Harry Potter, anche migliore di quella della Warner, eh? Ovviamente agli zii non frega una cippa lippa della scuola di magia e stregoneria di Sekolah Sihir, che significa testualmente scuola di magia. Quindi, la scuola di magia e stregoneria della scuola di magia, ok? Ora, vi ricordate la scena drammatica nel primo film di Vernon che bruciava le lettere di Harry? Il filmetto della recita d'asilo in confronto a quello che succede in Alfa. Alfa! Mi spezzo troppo la faccia della zia che dice palesemente: e beh, adesso cosa hai intenzione di fare? Dai, vediamo. Gli zii mandano via Alfa, ma ecco che dalla finestra cominciano a piovere centinaia di lettere, alla quale nessuno dei due presta la benché minima attenzione finché una di esse non colpisce zio Vernon. Che sei diventato Birdemic, scusami. Non è vero, c'erano tre lettere su quel tavolo prima, dai, mi stai pigliando per il culo! Quella che segue è una delle scene più malvagie e drammatiche che abbia mai visto in un prodotto televisivo. Happy birthday, Alfa! 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 Fanno un falò con tutte le lettere di Alfa mentre gli cantano tanti auguri ridendo con fare malvagio. Francamente non so come farà Voldemort a imporsi come antagonista principale e superare i suoi zii, santo cielo. I Dursley asiatici ricevono all'improvviso una visita inaspettata. Ah, ma allora era Hagrid il tizio all'inizio. Senza barba e neanche così tanto gigante. Vabbè, c'è la zia porca, glielo concedo, va benissimo ragazzi. Non capisco una minchia di quello che si stanno dicendo, ma devo dire che Hagrid ha un volto simpatico e mi ispira tantissima simpatia. I Dursley dicono di non voler avere nulla a che fare con lui e che non manderanno Alfa alla scuola di magia. Almeno è quello che ho intuito dalla mimica facciale e dal tono delle voci, per quel che ne so la zia potrebbe anche avergli detto di andare a picchiare una vecchia. Ehi, ho avuto Hagrid asiatico per soli 8 minuti, ma se gli succede qualcosa faccio un casino. Strano comunque che Hagrid, cioè, non sia entrato buttando a terra la porta. Dai, forse non è così un plagio come pensavo. È morta. Non riesco davvero a dire se quello doveva essere un soffio o un rutto. È fatto troppo male per entrambi. Alfa arriva di corsa e dopo aver visto la zia morta stecchita in terra decide di confrontare Hagrid. Apa yang kamu lakukan sama dadaku? Hello Alfa. Oh, hai appena ucciso mia zia! Ehi, vorrei seriamente sapere l'indonesiano per capire di che cazzo stanno discutendo mentre la zia giace morta per terra, ma credo che Hagrid abbia detto che sia un mago e lui non gli stia credendo quando arriva una rivelazione da parte dello zio. Alfa, kamu harus ikut om ini. Kamu ingin sekolah di sana, kan? Tante kamu memang tidak ingin kamu pergi. Tapi ini satu-satunya kesempatan untuk kamu, nak. I sottotitoli potrebbero non essere del tutto corretti. Suppongo che lo zio gli abbia rivelato di essere un mago e gli abbia detto di andare con Hagrid, ma Alfa ha ancora una questione in sospeso. Adesso Palese gli tira un cazzotto.
Cosa sta succedendo? Questo è in realtà il cosiddetto Sunkem. No, non è un incantesimo farlocco della serie, si tratta del gesto indonesiano di massimo rispetto, che si fa di solito tra un figlio e un genitore e serve a chiedere perdono o dimostrare il proprio rispetto. Quindi immagino che l'abbia perdonato per i suoi crimini contro l'umanità? Almeno la moto l'hanno tenuta. Scusa, questa dovrebbe essere Diagonali? Sembra un po'... una merda. Allora, bambini, se siete su una strada malfamata e uno strano tizio con i baffi vi sorride in maniera inquietante, seguitelo nel retro oscuro della sua bottega perché sicuramente avrà un sacco di caramelle magiche da darvi. Potrebbero farvi addormentare all'improvviso quelle caramelle magiche, però saranno buonissime. E qui la domanda sorge spontanea. Questo tipo ha un ordine restrittivo? Volevo dire, dovrebbe essere Ollivander? È l'unica interazione con un mercante che mi venga in mente nel primo film. Ma questo è un fruttivendolo, e a patto che non gli faccia scegliere il frutto corretto, non vedo come potrebbe... Ok, questo è strano, però di sicuro non è che la frutta adesso comincerà ad esplodere perché ha scelto quella sbagliata. Ok, qui abbiamo finito, ragazzi. Ma poi che problemi ha sto Ollivander ortofrutticolo? Ogni volta che Alpha sceglie qualcosa di sbagliato comincia a vibrare ed emettere versi. Alpha continua a scegliere i frutti sbagliati finché finalmente non si attivano i suoi sensi da ragno. Ah sì, io quando devo scegliermi cosa infilarmi su per il culo. Io vorrei davvero capire cosa sta pensando un negoziante overeccitato con il porno baffo mentre guarda un bambino che ha messo le mani su una banana magica. Ma ancora di più vorrei capire a cosa è servita questa prova? Suppongo sia un test per dimostrare la capacità magica di Alpha, magari solo così poteva trovare quel frutto perché, che ne so, il negoziante ci aveva messo un incantesimo, l'aveva imbevuto con una pozione. Ah, se solo fosse così! Io tutto mi aspettavo, ma non che uscisse una cazzo di bacchetta magica dalla banana! Ora che Alpha ha la bacchetta magica, però è finalmente pronto per partire. Sì, ma mo non è che serve velocizzare pure quando si puliscono il culo. Dalla Diagonali del mercato del pesce sbucano su una strada dove c'è una parata a caso. Qui mi ci gioco il primogenito che hanno beccato una parata vera per strada e il regista ha detto: Oh, Franco, accendi sta telecamera che qui tutto il budget risparmiato, madonna, ci possiamo comprare 3 banane fritte. Cioè, come possiamo non mettere in Harry Potter indonesiano il Mufasa dell'Eurospin? Che questa sia una scena ripresa per strada e non in un set si può capire anche dal fatto che tutte le persone guardano gli attori o dritti in camera. Ma non sentite anche voi questo profumo di professionalità al mattino? Hagrid si separa infine da Alpha e c'è una scena super drammatica di lui che gli lancia una moneta. Questi sono tutti i soldi in possesso di Alpha. No, non c'è stata la scena della Gringot. Qua Alpha è povero e basta. Hagrid gli ha spiegato che non deve sprecarli assolutamente, servono per il treno e per il cibo. E infatti, letteralmente la prima giostra che vede si fionda verso il VIP access. La ricchezza gli ha dato la testa. Oh, ma pezzo di merda! Ma sto stronzo gli è entrato dentro, arbitro! Alpha capisce che si tratta di un altro studente di Hogwarts perché nota che anche lui ha una bacchetta. E insieme fanno sulle giostre...
Oh, ma in Indonesia non insegnano ai bambini il concetto di fare la coda? Che poi c'erano 13 posti vuoti, perché cazzo si è dovuto buttare sull'unico che Alpha stava puntando? Ron, suppongo che sia Ron, comincia ad insultarla, ma Hermione indonesiana tira fuori la bacchetta. Belle queste riprese da papà in gita Gardaland. Per passare, i ragazzi devono pagare un pedaggio nella bocca di un pesce brutto in CGI, per qualche ragione. Non fatevi domande. E tra l'altro non metto in dubbio che le riprese sulle montagne russe siano genuine. Sono morti. Scusa? Così, senza preavviso, buttati in fondo al mare. Oh, ma è una giostra o un metodo d'esecuzione della mafia? Oh, ci sono i mostri marini, dai, scappate, raga! Ok, mettiamoli a confronto. Da un lato, un comodo viaggio in treno a vapore con snack e dolciumi a disposizione. Dall'altro lato, una caduta verticale da una montagna russa in un'esplosione che ti fa ritrovare sul fondo dell'oceano bracato da dei barracuda che devi domare utilizzare come cavalcatura per raggiungere degli scogli abbandonati. Questa è seriamente la strada che i genitori di sti qua facevano per andare a scuola. Da uno scoglio brutto in CGI passano per un bosco brutto in CGI. O un trip mentale. La possibilità che abbiano sbattuto la testa e ora siano in coma è abbastanza alta. Oh, guarda! Gli ovuli di coca! Hermione, ma che cazzo fai? Quelli sono 20.000 euro di roba! No, in realtà sono palloncini che danno loro la divisa scolastica. Oh, wow! Una farfalla magica! Un'antica e rara creatura dotata di incredibili... Ma schiacciamola come se fosse un bacarozzo ricoperto di merda! No, raga, è un cartonato, non avvicinatevi, ci stanno palesemente gli stupratori dietro! Per l'amor di Dio, il loro simbolo è il pesce, più ovvio di così! Alpha si unisce agli altri studenti e arrivano nella sala grande, un palazzo sfarzoso con affreschi ottocenteschi perché probabilmente le riprese le avranno rubate da un museo. A scuola? Cazzo, l'hanno reclutato nell'esercito! Questa musica super drammatica e di tensione mentre Albus Silente si avvicina e li guarda tutti quanti, è palesemente il leader di una setta. E con lui c'è Ochako di My Hero Academia per qualche ragione. Tra l'altro tutti i bambini che si scagazzano sotto e l'alfa l'unico tutto contento tipo ghe, non vedo l'ora di essere molestato. Ma scusa, ma chi sono quelle due? Perché Silente è accompagnato da due maid? Cioè Silente qui ha le concubine? Basato? È arrivato finalmente il momento dello smistamento. Oh, è solo il plagio del cappello parlante. Sono deluso. Mi aspettavo come minimo il pneumatico parlante o qualche cazzata simile. Ma poi perché pure la McGranit è una gnoccona? Sì, perché questa è la McGranit. Dietro possiamo ovviamente ammirare Piton, Albus, Dante Alighieri e le Troie di Silente. Vestite come Sailor Moon, non lo so. Il cappello è indeciso su dove piazzare Ron e dice il nome di una casa che deve essere l'equivalente di Tasso Rosso, siccome tutti i bambini ridono e lo deridono. Sono ad Hogwarts da 7 secondi e già sanno qual è la casa sfigata, bravi! Ma alla fine viene messo in... Gryffondor, no, non ho idea di quali siano i nomi delle case. Tommy. Che succede? Oh cazzo, è il rivale! A caso, cioè sti quando si sono scambiati mezza parola, lo conosce da 3 secondi, vai, spaccagli tutta la cazzo di schiena, dagli una spalla, così per sport. Ma
di nuovo la spallata, che l'ha voluto rimettere a posto? Finalmente è il turno di Alfa. Il cappello lo sta per mettere nei Serpeverde, o comunque nella stessa casa del bullo, ma lui gli fa un discorsetto e gli fa cambiare idea. Ma a qualcuno questo cambio non piace. Kenapa ya? Kayaknya guru yang itu ngeliatin aku terus. Fra, io scapperei. Ma guarda, non c'era bisogno secondo me di fare quadri che si animano, poi soltanto una mia personale idea. Mi spezza che non ci sia alcuna continuità tra gli interni del castello. Si passa dalla sala dei mille all'interno di un condominio in provincia di Imperia. Gli studenti devono dire la parola d'ordine per entrare, il che apre una porta che conduce ad un'altra porta. M'hanno pigliato per il culo. Ma Alfa sente qualcosa all'improvviso. Io prego tutto quello che c'è sacro e santo in questa terra che nei restanti 20 minuti di puntata ci mostrino Fuffi. Io ho un bisogno fisico di vedere un aborto di cane a tre teste in CGI. Hagrid, tra l'altro, qui ha proprio una faccia da merda, stanno cominciando a sospettare che siano qui solo per avere i reni asportati. Oh, ma Dio fa, ma ci sono anche dei dormitori ad una certa e soltanto un corridoio di porte che si aprono all'infinito. Il giorno dopo si recano nei giardini del castello. Non hanno dormito, hanno passato la notte ad attraversare porte. Allora, io non so cosa il professore gli stia dicendo, ma gli sta chiedendo di fare qualcosa in cambio di un lecca-lecca. Alfa, scappa, porca madonna! Appare un gatto a caso. Ah, sì, ovviamente. Adoro che non siano nemmeno riusciti a tenere l'inquadratura ferma per fare l'effetto più di merda e basico di transizione tra due scene. A sto bambino non frega proprio un cazzo dell'incredibile trasfigurazione che è appena avvenuta davanti ai suoi occhi. Il lecca-lecca più importante. Non ho capito perché, ma la McGranit comincia a sgridare il bambino perché si sta godendo i dolciumi. Vuoi dire, cosa vi aspettavate che facessero? È una situazione che voi avete creato. Se in un film per bambini mettono adulti strani con il porno baffo che danno le caramelle ai bambini e le attirano in posti oscuri, è veramente colpa mia se faccio una battuta sulla pedofilia? No, sei tu che hai creato questa situazione. Anche lui è una faccia da zia, ma che cazzo vuoi, me l'hai dato il tuo collega? Ayo, sekarang coba terbang. Ah, ma la McGranit è sarda. Dico, ecco, porca di quella tra. E gli dice di agitare il lecca-lecca per qualche ragione strana. Secondo me è tutto un modo per distrarli. Attento, Alfa, i tuoi reni! La prossima scena non so come descrivervela, quindi ve la mostrerò e basta. Mi immagino tutti i bambini che hanno visto sta puntata il giorno dopo a scuola hanno cominciato a buttare a terra i propri compagni per creare dei dolciumi giganti. Per fortuna c'è un incantesimo. Il bullo, che si chiama Tommy, tra l'altro, non è contento e gliene dice 4 ad Alfa. La McGranit deve allontanarsi per un attimo e li lascia da soli. Ma ecco che dal nulla sbuca un boccino. Oh, no, aspetta. No, non vorrei seriamente dire... No, Tommy, cazzo fai? Basta quel braccio. La sfida è senza esclusione di colpi. Vaccinare a dormire nella casa. Lì vivevi infatti una... Signore, un secondo studente ha colpito le torri. I due si inseguono all'interno del castello, volevo dire del condominio di Piacenza, che adesso è lungo 19 campi da calcio. Alfa sta per finire contro la porta proibita del terzo piano, ma anziché sbattere contro 2 tonnellate di metallo a velocità supersonica, le sospinge dolcemente. E sì, è proprio così che funziona la fisica. Il boccino si rivela essere una libellula dorata che... Non farò una battuta se no davvero mi arrestano. Doveva essere una lacrima, tipo la lacrima della Fenice?
Perché cazzo scegliere una libellula? Vabbè, ok, ci siamo. Fammi vedere Fuffi, io sono pronto, il mio corpo sta vibrando. Ok, non ero pronto. Punto per Alfa, un fottutissimo drago a tre teste è molto meglio di un cane pidocchioso. Nel frattempo Tommy, dopo un rapido giro a Preddappio, è ritornato dagli altri. Questo è, non ironicamente, più epico e ricco d'azione di qualsiasi scontro che sia avvenuto nella vera pietra filosofale. È morto. Dio mio, ma neanche la camorra quando guarda bruciare le proprie vittime! La sua bacchetta scivola di mano e cade a terra. Per Alfa è finita. Ron si è stufato già mezz'ora fa di gridare, perché va bene. Ma l'avete visto anche voi? Dio mio, hanno riciclato la stessa inquadratura di prima e qui ha ancora la bacchetta in mano nonostante gli sia già caduta. No, Harry Potter con la zia gnocca! Ah, plot twist! È silente! Con le sue concubine. Wow, veramente non va da nessuna parte senza di loro, manco quando deve salvare la vita a un bambino. Tommy è veramente incazzato di non aver visto un bambino conosciuto due ore fa spiattellarsi con tutte le cervelle a terra. Un lasso di tempo non precisato dopo, Alfa si reca ad Hagrid, che ha appena trovato un uovo d'oro. Così a caso. Probabilmente gli chiede informazioni sul drago, perché Hagrid fa la faccia da «Questo non dovevo proprio dirvelo!» «Sì, domani vi asporteranno il fegato!» «Oh, questo non dovevo proprio dirlo!» Hagrid si reca da Silente per parlare con lui. Prof, Kita Damasala. Setup. Ma un terremoto improvviso scuote la scuola. Gli studenti si guardano attorno con aria preoccupata e poi... E con questo cliffhanger incredibile si conclude la prima puntata di Alpha. E le anticipazioni della seconda promettono ancora meglio. Monster yang sangat kuat. Dia adalah kaki tangan dari Pangeran Kegelapan. Yang bisa mengalahkan dia hanya Pangeran Kegelapan dan seorang anak. E lasciatemelo dire, è stata quasi un'ora di puntata che, pur non capendo una mazza, mi sono goduto da morire. E immagino che per dei bambini che non si fanno troppe domande sulla CGI di merda, deve essere anche piuttosto divertente. Inoltre è difficile giudicare senza capire la lingua, ma l'attore di Alpha mi è anche sembrato piuttosto bravino per essere così giovane. Però non ci sono dubbi che sia un plagio incredibile di Harry Potter, anche perché non è che si siano ispirati solo alla scuola di magia. La prima puntata è un remake 1-1 dei primi tre quarti della pietra filosofale. E di puntate ce ne sono 40. Diciamo che gli indonesiani non si fanno problemi a plagiare Harry Potter. Ebbene sì, tenetevi saldi alle vostre sedie, perché arriva adesso il vero plot twist. Alpha è in realtà il secondo plagio indonesiano di Harry Potter. Ce n'è un altro ancora, che è una soap opera teen drama musical che copia Harry Potter con una CGI ancora più pezzotta. Ma di quello parleremo un'altra volta. Anche perché mi sono reso conto che sarebbe proprio il caso di fare un video dedicato a tutti i plagi tra film e serie TV della saga di Harry Potter. Ma per ora direi che da me è tutto, anche perché mi si sta scaricando la telecamera. Come al solito, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!